Bene, noi chiudiamo qui, salutando anche gli amici che ci seguono da Verona, ricordando che Verona è anche la città di Giulietta. Grazie e arrivederci. L'ironia su tutto: non esistono parole per rispondere alle provocazioni di Bassa Lega. Sì, proprio di Bassa Lega, visto che parliamo di Verona, della sua tifoseria e dell'allenatore della squadra di calcio. L'ironia su tutto, perché alla stupidità non si può rispondere in nessun altro modo. Il pernacchio di Edoardo, indirizzato al duca Alfonso Maria Sant'Agata dei Fornari nel film tratto dall'Oro di Napoli di Giuseppe Marotta, è la sintesi più efficace dello sberleffo radicato nella cultura meridionale. E le tante attestazioni di stima che giungono dalla rete, dalle testate giornalistiche campane, ma non solo quelle, per il collega Mimmo Rossi, è la dimostrazione che l'ironia prevale su tutto e diventa un'arma efficace per sdrammatizzare situazioni che spesso rischiano di degenerare. Io volevo dire semplicemente che ho voluto ricordare che Giulietta, l'esaltazione dell'amore, definita in tragedia, loro hanno parlato di ti amo Terrone, l'esaltazione dell'amore può venire soltanto dalla città di Giulietta. Sinceramente, che cosa hai pensato quando hai ascoltato le parole di Mandorlini, il coro dei tifosi, ma soprattutto le parole di Mandorlini? Non c'è niente da commentare, che vuoi commentare? Senti, di te si parla a Salerno, ad Avellino, a Napoli. Riesci ad accomunare tre tifoserie storicamente rivali? Meglio così, significa che abbiamo creato la Campania anche sotto l'aspetto sportivo. E a tutti questi tifosi che cosa vuoi dire? Perché poi Mandorlini verrà a Bari, a Crotone, a Reggio Calabria, a Nocera, a Castellammare. Ricordargli che Giulietta è di Verona e Verona è la città di Giulietta. E noi siamo orgogliosi di essere. Terroni soprattutto. Ma torniamo ad interessarci degli sviluppi della vicenda che il diretto interessato, l'allenatore Canuto Veronese, ha definito un semplice atto di goliardia. È stato ascoltato ieri dagli ispettori federali, ora, senza anticipare alcuna sentenza, il deferimento dovrebbe giungere puntuale per il nuovo Alberto da Giussano del calcio, mentre i legali del Codacons di Salerno stanno esaminando i filmati per avanzare un'azione legale con il lanciacori gialloblu. E per lui c'è chi chiede anche l'applicazione del DASPO. Tu, Alfonso Maria di Sant'Agata dei Fornari! Madonna!